influenza è un insieme di sintomi, quindi una sindrome molto frequente soprattutto in alcuni periodi dell'anno, come ad esempio in autunno, in inverno, però non è detto, perché influenza e soprattutto la classica febbre può colpirci in qualsiasi periodo dell'anno. La febbre può essere di vari tipi, può essere una febbre alta, altissima, che sorge bruscamente e regredisce altrettanto rapidamente, oppure può essere sotto forma, può presentarsi sotto forma di febbricola, febbricola associata anche e soprattutto ad altri sintomi, come ad esempio la spossatezza, dolori muscolari, ossei. Da che cosa dipende questa differenza? Dipende dal soggetto, dalla persona, dalla costituzione della persona stessa. Cosa succede all'interno dell'organismo? Quando si verifica appunto questa influenza oppure questa febbre, che il nostro sistema immunitario viene allertato da qualcosa. Da qualcosa che può essere sì un virus, un batterio, però non è soltanto quella la causa. Ci sono anche altre predisposizioni, ci può essere uno stress ambientale in più, ci possono essere delle variazioni all'interno proprio dell'ambiente della persona stessa. Cosa fare in questi casi? Due sono le cose fondamentali da fare in caso di influenza e in caso di semplice febbre. Riposo, in relazione sempre alla persona stessa, in relazione al tipo di febbre, perché una febbre che insorge rapidamente e regredisce altrettanto rapidamente ha bisogno di un riposo minimo, quei 2-3 giorni. Ma in quel soggetto in cui la febbre si manifesta sotto forma di febbricole, sotto forma di spossatezza, allora il riposo deve essere un po' più lungo, minimo una settimana. Altra regola fondamentale, l'alimentazione. Il regime alimentare giusto in questi casi. Io di solito consiglio, la prima cosa da fare è osservare almeno un periodo di digiuno. Di solito il soggetto stesso, il corpo stesso lo richiede. Non ha fame, il soggetto non ha fame, vuole soltanto riposare, richiede proprio appunto il riposo. Allora a questo punto si seguono le esigenze del corpo stesso, lo si mantiene a digiuno e gli si danno sempre dei liquidi, acqua, piccoli sorsi, possiamo mettere anche qualcosa del semplice tè verde, fatto molto leggero, il limone è importante, un importante disinfettante, battericida, batteriostatico, importante proprio a livello del sistema immunitario. E poi fondamentale alcuni cibi da evitare, prima di tutto i latticini e derivati e tutto ciò che ha a che fare con gli zuccheri semplici, inclusa la stessa frutta. Perché questo? Perché sia gli zuccheri, soprattutto quelli semplici, ma anche quelli complessi, che il latte e i latticini producono troppo muco all'interno del corpo umano e quindi favoriscono ulteriormente la proliferazione di micobatteri. Quindi mi raccomando, fondamentale riposo, alimentazione il più leggera possibile, preferire le verdure soprattutto della famiglia delle cicorie, che soprattutto in periodo autunnale e invernale crescono in natura, quindi sono proprio verdure di stagione, guarda caso la natura ci aiuta in questo periodo se ci sono delle affezioni febbrili. È fondamentale, se possibile, bere l'acqua delle verdure, che è ricca di sali minerali, di vitamine, che sono proprio gli elementi fondamentali di cui ha bisogno il nostro corpo in questo momento. Poi piano piano, col passare dei giorni, quando il corpo inizia a riprendersi, introduciamo anche qualcos'altro, introduciamo appunto dei carboidrati complessi, quindi del riso, della carne bianca o anche sempre del prosciutto, introduciamo anche un po' di frutta che non siano agrumi, che aumentano l'acidità all'interno del nostro corpo
eccetto il limone. Il limone può essere sempre inserito come alimento, sempre poche gocce anche nei piatti, nelle verdure. E quindi mi raccomando, fondamentale osservare queste regole alimentari. Poi possiamo anche utilizzare dei prodotti fitoterapici che ci possano aiutare, soprattutto in questi primi giorni. Io sono molto affezionata alle bacche di rosa canina, che sono un concentrato di vitamina C non indifferente. Si possono consumare le bacche come semplice frutta, o anche utilizzarle in estratto secco oppure sotto forma di gocce, di tinture madre. Le bacche di rosa canina sono proprio dei frutti italiani, crescono in Italia, quindi sono facilmente reperibili. E poi possiamo utilizzare anche un altro fitoterapico a cui sono molto affezionata, che è il Ribes Nigrum. È quello che viene denominato il cortisone naturale, che ha un ottimo effetto antinfiammatorio ed immunostimolante. Poi anche la classica echinacea, ma io consiglio soprattutto l'Uncaria tomentosa, ottimi stimolanti del sistema immunitario. Una cosa fondamentale che io voglio sottolineare è che la febbre non va considerata un nemico. La febbre è il nostro alleato, è un alleato che ci consente, ci dà l'opportunità di riuscire a gestire meglio e a diminuire, a eliminare la replicazione di questi microrganismi, questi virus che si verificano in questo periodo, in questo momento. Quindi non è necessario far calare in 2 ore o anche meno la febbre. Non c'è assolutamente da spaventarsi. Facciamo fare il lavoro al nostro corpo. Il nostro corpo sa quello di cui abbiamo bisogno. Se c'è stato, se c'è la febbre, c'è di base un meccanismo infiammatorio che sta cercando di risolvere una situazione all'interno del nostro corpo. Quindi con tranquillità, sì, importante l'osservazione della persona, del bambino che ha la febbre, tenerlo sotto controllo, tenerlo a riposo anche appunto da alimenti, come abbiamo detto prima, alimenti che possono contribuire invece alla proliferazione dei microrganismi. Quindi mi raccomando, utilizziamo la febbre, vediamolo come un nostro alleato.